generazioni di ciofi esaustiva, diciamo. Quindi io aggiungevo soltanto questa considerazione, che naturalmente noi siamo qui in una sede storica, ma anche in una sede politica. Nella sede politica noi qua, credo, insieme sentiamo il bisogno di trovare gli argomenti giusti per combattere contro la deformazione della Costituzione, contro la controriforma, argomenti giusti che naturalmente qui facciamo oggetto in mere manifestazioni, eccetera, ma che ribadiamo anche stasera, diciamo, smentendo le sciocchezze e le falsità che vengono dette sulla pretesa, sulla presunta coincidenza tra la controriforma e le idee del Partito Comunista Italiano. Quali fossero queste idee, diciamo, giuste o sbagliate, comunque non erano queste quelle che oggi vengono propagandate. Bene, a proposito, che l'idea monocamerale coincideva con il Parlamento come specchio del paese, con l'idea che il Parlamento, cioè che la rappresentanza, fosse una rappresentanza proporzionale. La stessa Costituzione è stata pensata con tutte le cifre che vengono date, fatte, sebbene la legge proporzionale non sia costituzionalizzata. Le cifre cioè per l'elezione del Presidente della Repubblica, per l'elezione degli organismi di garanzia, la Corte Costituzionale, il Consiglio Superiore della Magistratura, eccetera, presuppongono ovviamente un Parlamento proporzionale, perché è chiaro che quando si stabiliscono quelle maggioranze dei due terzi, eccetera, si allude, come è chiaro a tutti e come tutti i costituzionalisti, a partire dal maestro Ferrara, qui presente, eccetera, ci hanno spiegato sempre, si allude ovviamente e presupposto in un Parlamento proporzionale. Quindi non c'è, è un rovesciamento totale quello di fare la unica Camera con il maggioritario. Il maggioritario vuol dire il dominio di tutto, poi come è stata combinata anche la legge, è inutile che io qui dica, sappiamo tutti, ma come è stata combinata, oltre che il sistema maggioritario, che in sé, vero, qualunque sistema elettorale è un po' maggioritario, una cosa è un po' maggioritario, un po' paradossalmente maggioritario, come quello che è stato concepito, che è stato ideato, diciamo, da mentecatti, perché hanno giurato su questo tre voti di fiducia per ottenere questa cosa, per scoprire adesso che con quel sistema elettorale potrebbe vincere, e facilmente pronosticabile che vinca, una forza, diciamo, del tutto contraria a chi ha pensato per se stesso, cioè il Partito Democratico, questa legge. Quindi è stata chiaramente la testimonianza anche di una debolezza mentale. Ma detto questo, nella sede quindi della lotta politica che deve essere condotta, nella sede storica, diciamo, siccome questo incontro parla della politica istituzionale del PCI, noi dobbiamo ricordare che il PCI è stato sempre presentato, purtroppo anche da noi stessi, e in ciò c'è un'autocritica di quelli vecchi come me, diciamo, che hanno partecipato di vigile a quel partito, come una organizzazione monolitica. Era in verità un'organizzazione unitaria, ma non monolitica, e quindi anche nella politica istituzionale si sono scontrate opinioni diverse. Ferrara e io ne siamo, diciamo, testimoni, ecco, opinioni diverse, perché, diciamo, la
idee che pian piano sono venute avanti di una riforma costituzionale che rafforzasse enormemente l'esecutivo di contro al potere del legislativo, della rappresentanza, della Camera, maturò anche, bisogna dire la verità, diciamo in un settore che poi vinse l'orgoglio della gara interna al Partito Comunista dopo la scomparsa di Berlinguer. Quindi questa politica ha avuto diverse fasi. Una prima fase, che è stata molto ben illustrata, è quella della lotta per attuare i principi fondamentali, cioè per attuare gli stessi istituti costituzionali, che ci hanno messo del tempo per essere attuati. Il Consiglio Superiore della Magistratura, la Corte Costituzionale, eccetera, per attuare principi elementari di eguaglianza tra i cittadini. Pensiamo che fino al 1961 le donne non erano ammesse in magistratura, ecco, per dare un'idea delle battaglie che hanno dovuto essere sostenute. C'era la censura di Stato, la quale viene soppressa soltanto adesso, diciamo, dopo essere stata superata nei fatti, ma per dire c'è stata tutta una fase non per la vera e propria attuazione della Costituzione, ma per l'attuazione degli istituti costituzionali. Le regioni, previste in Costituzione, sono state istituite bene o male soltanto dopo il 70, cioè dopo la lotta del 68. Principi elementari, diciamo, della vita civile, eccetera, hanno dovuto essere conquistati con grandi battaglie, a cui il Partito Comunista, sia pure con un po' di difficoltà, eccetera, poi ha partecipato come protagonista, non sarebbe mai passato, non avrebbe mai vinto il divorzio e il referendum senza il contributo del Partito Comunista. Tutte queste storie che si dicono sul Partito Comunista, che sì, certo è stato un po' riluttato, un grande partito di massa, ma allora diretto da compagni generazioni anziane, eccetera, deve tenere conto anche dell'opinione comune, eccetera. E quindi c'è stato. Questa è tutta questa prima fase che culmina con grandi vittorie, in grosso modo nel 70, perché nel 70 si finisce questa, finalmente con l'istituzione delle regioni, l'attuazione degli istituti previsti dalla Costituzione, e si conquistano diritti civili elementari e anche diritti sociali importantissimi. Lo statuto dei diritti dei lavoratori, il Partito Comunista si è astenuto perché lo voleva più avanzato, ma comunque ha partecipato in modo determinante alla lotta per strappare. Una seconda fase di questa, dove incominciano difficoltà, dispareri, contrasti, è quella che anche con l'attuazione degli istituti costituzionali si incomincia ad avvertire che il nervo della Costituzione, nonostante le conquiste realizzate, conquiste salariali, conquiste normative e conquiste legislative come lo Statuto dei diritti dei lavoratori, viene man mano eroso. Quindi queste discussioni che si svolgono nel Partito Comunista, che si prendevano avvio dall'analisi di quale fosse in quel momento, sto parlando degli anni 60-70, quale fosse lo stato del capitalismo e quale fosse la possibile funzione di quella contrapposizione che si veniva manifestando tra chi si definiva riformista e chi si definiva riformatore, distinzione non verbale ma sostanziale ovviamente, ecco. E questa discussione riguardava appunto che cosa? Il fatto che
questa Costituzione scritta sulla carta veniva man mano erosa dalla struttura economico-sociale, oltre che poi attaccata anche frontalmente da non dimentichiamo, l'ha ricordato bene Cioffi, si dimentica spesso proprio che i tentativi eversivi in questo paese segnano una scia sanguinosa pazzesca, diciamo, come nessun paese capitalistico ha avuto in questi dell'Occidente nel corso di questo secondo dopoguerra. Nel momento stesso in cui, se voi guardate l'unità, io quando facevo l'unità ero giovane, ero un ragazzo, allora si avevano responsabilità molto rapidamente, diciamo. Quindi se voi guardate l'unità il giorno in cui viene badata la Costituzione, cioè in cui l'assemblea costituente bada la Costituzione nel 47, poi sarà nel 48 la promulgazione, cioè per lo stesso giorno c'è il grande titolo a 9 colonne della Costituzione, eccetera, eccetera, badata la Costituzione della Repubblica, la Costituzione democratica della Repubblica. Sotto di spalla c'è un titolo a 4 colonne che dice: la polizia uccide 3 lavoratori a Catania. Dunque, è dal momento stesso del varo della Costituzione che incomincia la lotta, ma a un certo punto questa lotta, diciamo, che più che sulle questioni, che sulla spinta eversiva, violenta, diciamo, uno che è stato un partigiano effettivamente molto valoroso, diciamo monarchico, però come sogno teorizzavano vero il colpo di Stato, eccetera, e tentavano, non tentavano solo i fascisti, o tentavano persone che appartenevano all'area liberal democratica, ecco, oppure repubblicana. Ciardi è stato uno dei teorici della necessità del cambiamento della Costituzione. Però più che insieme con questo, con questo continuo permanente attacco, diciamo, anche armato, ecco, tentativi di golpe, eccetera, terrorismo nero, il terrorismo cosiddetto rosso, eccetera, eccetera, e ciò che veniva minando era la struttura economica della società, le affermazioni sulla funzione sociale della proprietà, per quanto si cercasse con la lotta sindacale, con la lotta operaia, con gli scioperi politici, di infrenarli, però avevano una logica drammatica. Il lo Statuto dei diritti dei lavoratori, quel famoso articolo 18 che è stato cancellato da questo governo, quello Statuto dei diritti dei lavoratori, soprattutto con quella limitazione dei licenziamenti, era un modo di tenere, di cercare di bloccare il prepotere, insomma, del capitale. Ma intanto era venuta modificandosi la mentalità comune delle forze politiche, perché è questo che poi è successo a un certo punto. Perché nella Costituente c'è quella impronta che va bene illustrato Cioffi qui, cioè la parola che proponeva Togliatti e anche di Vittorio, era la Repubblica, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sui lavoratori, perché si arriva poi al compromesso con la Democrazia Cristiana con la parola lavoro. La parola è importantissima, perché i costituenti in quel momento, che fossero comunisti, socialisti o democristiani, particolarmente nell'ala allora larghissima della sinistra democristiana, Rossetti era il vice segretario della Democrazia Cristiana, ma lo stesso Legazpi, che pure rappresentava l'ala moderata, non la destra.
destra, ma la moderata, venivano dall'esperienza dell'antifascismo e sapevano che il fascismo non era stato voluto dai lavoratori e dal lavoro, diciamo, dai lavoratori e dal lavoro era stato, ma era stato un risultato del capitale. E questo è il sentimento comune, perché a un certo punto il compromesso si fa sulla parola lavoro, perché si voleva dire che questa Repubblica non è più fondata sul capitale. Questo è il significato di quella, e tutto il resto, il passaggio dell'articolo 3 che è stato illustrato, cioè il passaggio dalla democrazia puramente formale alla democrazia sostanziale, cioè la democrazia che sostanziale è quella in cui lo Stato stesso, la Repubblica, si fa carico della rimozione di certi ostacoli all'eguaglianza effettiva. Beh, tutto questo è stato possibile perché c'era un sentimento comune che era maturato nella lotta antifascista. Evidente che nella lotta antifascista Gramsci era morto in seguito al carcere e alla impossibilità per lui di leggere la situazione carceraria per la salute che aveva in esponderito, ma contemporaneamente erano stati assassinati i liberali, come liberali, non liberali, neppure liberali democratici, gli Amendola e papà era un liberale, non un liberale democratico, diciamo. E poi invece i liberali democratici di tendenza socialista come i fratelli Tosselli, eccetera, insomma i sacerdoti, eccetera, e tutto questo nell'assemblea costituente, nel clima che si respirava allora, era consapevolezza comune che fosse responsabilità di coloro che avevano diretto la società dal punto di vista materiale, economico, eccetera, la monarchia naturalmente, ma sotto la monarchia il capitale, le forze capitalistiche, l'agraria della Padania o della Puglia, eccetera, eccetera. Quando stessa questione del miracolo economico fondato su bassi salari imposti dal fatto che c'è la fame, c'è la disoccupazione, eccetera, il trovare lavoro a qualsiasi costo diventava una cosa importantissima, e quindi l'Italia si sviluppa con scarsa mobilitazione di capitale, con fortissima impiego di lavoro a basso costo. Benissimo, man mano che avviene questo sviluppo si mutano anche le forze politiche, perché le forze economiche, insomma, incominciano, riprendono la loro funzione, che non è ancora una funzione egemonica, ma è certo una funzione determinante, e determinante all'interno dei partiti, innanzitutto governativi. Il Partito Socialista resiste fino a un certo momento, ma la svolta lì avviene quando incomincia a vedersi con l'Ungheria, 56, poi la Polonia, eccetera, ma comunque nel 56 si incomincia a vedere che il modello sovietico è pieno di pene. Il fatto ero piccolo per dire che questi comunisti non erano così stupidi, io ero un ragazzo, eravamo nella resistenza, e un vecchio compagno che era il mio capo di allora mi dice: stai attento, e noi non sappiamo ancora bene se il difetto è nel sistema o del sistema. Quindi i comunisti sapevano, i vecchi comunisti, i vecchi compagni che avevano partecipato a tutte le discussioni dell'internazionale, eccetera, eccetera, la lotta tra Stalin e Trotsky, eccetera, eccetera. Ecco, quindi questo deterioramento della situazione, diciamo, delle forze politiche, il ferravere sempre maggiore all'interno della democrazia cristiana nell'ala ultramoderata, i dorotei, eccetera, mal contenuti, la sinistra era stata ormai messa da un lato, Cossetti si era fatto prete, e Fanfani, che era stato il suo sostegno, diciamo, diventa segretario del partito, ma diventa segretario del partito da una posizione anch'esso ormai moderata,
i dorotei che sono ancora moderati di Fanfani, che vengono prevalendo, eccetera, né un partito socialista questa vittoria favorita dell'ava, chiamiamola così, che si chiamavano autonomisti, ma che in realtà era la destra del partito socialista, ovvero autonomisti perché erano autonomisti rispetto al PC, ma insomma era la destra. Questa modificazione delle forze politiche crea un clima diverso nella realtà politica del paese, che si accompagna al rafforzamento del capitale, del capitale industriale, che pian piano viene trasformandosi in capitale finanziario, che poi secondo le cose che noi oggi vediamo. Tutto questo porta a un movimento che all'interno del Partito Comunista crea una dialettica, crea uno scontro anche, crea posizioni diverse, e il tentativo di superare questa realtà è il tentativo di Berlinguer e di Moro, è quello di creare in Italia una normale, tenendo in piedi i partiti della Costituente, e che avevano fatto la Costituzione, cioè i comunisti, i democristiani, i socialisti, eccetera, tentativo di quello che è stato chiamato della solidarietà nazionale, che non era il compromesso storico che aveva voluto essere un'altra idea che non si è mai realizzata, non si è mai neanche incominciato a realizzare. Questa solidarietà nazionale doveva portare a una democrazia compiuta, perché il difetto non era nella Costituzione, era nel fatto che questa democrazia italiana non è mai stata una vera democrazia borghese occidentale, è stata una democrazia dimezzata, perché un partito, cioè quello dell'opposizione maggioritaria, non poteva per convenzione internazionale andare al potere neanche quando ha preso il 34% dei voti. Quindi si sono riuniti lì, c'era Schmidt, c'era Gestapestin, c'erano tre leader socialisti nei maggiori paesi allora, parlo del 1976, c'era il leader dei comunisti inglesi al governo, c'era Schmidt, due socialisti intendo dire, e c'era un moderato liberale, quindi non di destra estrema come Giscard d'Estaing, e c'era il Ford, che in quel momento era il sostitutore di Nixon per gli americani, e questi stabiliscono che a Porto Rico che non posso partecipare l'Italia, i comunisti italiani non possono partecipare al governo, altrimenti l'Italia perde la clausola di nazione più favorita, cioè i debiti, le cose, cioè i soldi e così via dicendo. Quindi questa democrazia dimezzata è lì, però ecco qui accade nel Partito Comunista qualche cosa che da un lato è un segno di nobiltà, e dall'altra parte è un segno perché c'è un'ala che dice trasformiamoci in un partito socialdemocratico, per dire, tanto per dirlo un po' alla buona, insomma, Amendola, che non era affatto che era un comunista filo sovietico fermissimo, però dice bene, qua che facciamo? Se vogliamo sbloccare questa situazione, quindi lancia la proposta dell'unificazione con il Partito Socialista, proposta che il Partito Socialista, cioè, non accettava, ma comunque nel Partito Comunista non è popolare. Un'altra parte del Partito Comunista invece, e questo è un punto che noi in sede storica dobbiamo ricordare, è una parte molto affezionata al partito, diciamo così, di sinistra, viene sottolineando che forse con delle modificazioni della Costituzione se ne può venire fuori, perché dobbiamo ricordarlo questo, c'è una parola d'ordine che viene lanciata dalla sinistra del partito, sebbene non ci fossero queste formazioni, vero? Non c'era né una sinistra né una destra, non c'erano correnti, ma sono delle opinioni, come dicevano Togliatti, delle tendenze, delle sensibilità, vero? Cioè, ecco,
questa sensibilità di sinistra, è lei che sottolinea l'idea di un possibile governo costituente, perché l'intenzione era buona, diciamo. Io cerco di essere obiettivo perché io ero centrista, vero? Adesso passo per essere un pericoloso eversore, vero? Molti di questi compagni che erano alla sinistra mi sono sfilati davanti. Va bene, adesso sto scherzando. E quindi il concetto qual era? È che il governo costituente, attraverso opportune modifiche della Costituzione, poteva vedere questo fatto che il Partito Comunista veniva, come, insomma, accettato come parte integrante della democrazia italiana, e si potesse così superare la Convenzione ad escluderlo, ecco, per dire, grosso modo, ecco, per dirlo un po' volgarmente, non erano queste le parole, ma insomma l'intenzione. Ma naturalmente questo muove nel Partito Socialista, questa non diventa mai la posizione ufficiale del partito, questa del governo costituente, ma viene piuttosto vivacemente sostenuta, anche in accordo con la sinistra della Democrazia Cristiana, che voleva difendersi una rivincita che sarebbe invece sinistra, quella di De Mita. Quindi questa distinzione interna, questa discussione interna, viene a un certo punto superata, finito adesso, perché poi tra l'altro me ne devo andare, vi chiedo scusa, mi hanno imposto questo penso stasera, e quindi ho cercato di assolverlo, di fare il testimone, diciamo, viene superata dopo la morte, dopo la morte di Moro, l'assassinio di Moro, il fallimento della solidarietà nazionale, viene superata dall'ultimo Berlinguer. L'ultimo Berlinguer cerca, con l'idea dell'alternativa democratica, di ripiantare la discussione su quello che deve essere la mente, visto che con la solidarietà democratica, quindi si svolge nella direzione del partito una discussione accesissima, di cui purtroppo i compagni non sapevano niente. Questo è stato il nostro errore gravissimo, eh? Ma la discussione accesissima, con votazioni eccetera, sulla parola interno, perché Berlinguer dice che l'Italia ha bisogno di un governo che abbia come suo perno il Partito Comunista Italiano. Ah, mi dicevo, ragazzi, quelli che io ho detto che sono la tendenza eccetera, non una corrente eccetera, che i giornali borghesi chiamano la destra comunista, che poi triunferà, però dopo la Bolognina, questi compagni dicono: ma no, così smettiamo la politica delle alleanze. La faccenda che ci ricordava Cioffi della rivoluzione copernicana si impermea su questa faccenda qua, che Berlinguer dice: vabbè, facciamola finita qua, questa faccenda della solidarietà nazionale non è andata in buon po', facciamo questa eccetera, e lì si fa un dossier, viene costituita una commissione, si fa un documento eccetera, insomma questo perno invece di diventare un sostantivo diventa un aggettivo, insomma cose di questo genere qua. Comunque poi Berlinguer muore, ecco, e questo sforzo, diciamo, di rifondare il Partito Comunista stesso, perché di questo si stava parlando con Berlinguer nell'ultima fase, lasciatemi fare questa testimonianza, dato che fui l'ultimo coordinatore della segreteria di Berlinguer, questo di rifondare il Partito Comunista, cioè di prendere di petto quelli che sentivamo essere le fragilità interne del partito, che stavano portando anche, soprattutto dove eravamo da tanto tempo al governo, a problemi, insomma, che riguardavano non soltanto gli altri partiti, ma riguardavano anche il Partito Comunista, ma non soltanto questo, il programma stesso. Noi siamo morti col programma del 1956, che non è mai stato, e di questo si parlava nella riforma del programma, per mettere dentro l'ecologia, per mettere dentro il film, per mettere dentro il pacifismo, tutte cose che Berlinguer, per mettere dentro la trasformazione tecnologica,
vedete le ultime interviste di Berlinguer, eccetera. Questo era un tentativo, Berlinguer muore, è un tentativo che dice, ma come si legge? Sì, Berlinguer e altri di noi, insomma, non è l'assoluta maggioranza nella direzione del partito, non se lo vogliono sentire dire, ma è la verità, nella direzione, nel comitato centrale già c'è una maggioranza, nel partito c'è una grande maggioranza, no? Che forse non comprendeva tutti i quadri intermedi, però, perché i quadri intermedi, essendo spingevano, ma quando andiamo al governo, ecco, il fatto che dal governo eravamo scesi era stata una grande delusione per una parte, ecco, e poi i partiti politici sono una cosa composita. Quindi ecco che questa e quindi inizia un cammino, diciamo, discendente, che adesso vede la sua conclusione. Questo Renzi non c'entra più niente con la tradizione del Partito Comunista Italiano, cita questi nomi a bambera perché gli hanno detto citando un adepto della Democrazia Cristiana, fornariana, eccetera. Quindi ho voluto vendere questa testimonianza perché da un lato noi dobbiamo combattere fermamente contro la falsificazione della storia che cerca di attribuire al Partito Comunista quelle che sono delle idee eversive della Costituzione. Eversive perché la seconda, dicono, ma noi lasciamo la prima, tutte palle, se tocchi la seconda, la prima si disfa, c'è poco da dire. Ecco, questo lo capisce chiunque. La seconda è applicazione della prima, se me la cambi in 47 articoli, eccetera. Questo è la nostra lotta politica nella sede storica, dobbiamo approfondire per vedere quali sono i motivi per cui a un certo punto lo stesso Partito Comunista è venuto disfacendosi, accettando una logica di disfacimento e alla fine cedendo la sua stessa esistenza nelle mani di un rappresentante della Democrazia Cristiana. Grazie.